La regia di Lorenzo Grillo, le riprese di Salvatore Costantino per darvi il benvenuto dallo stadio Ferrarizzi di Serzale da Massimo Scerbo. Promozione stagione 2024-2025, girone A, seconda giornata, sono appena entrate in campo Serzale Vierende. Ci fermiamo per il minuto di raccoglimento in memoria dell'eroe di Italia 90, Totò Schillaci, scomparso all'età di 59 anni. Della seconda giornata, e in questo momento la signora Tempesta dà il fischio d'inizio, subito il Serzale che si propone sulla fascia destra, entra Spadafora, calcio d'angolo ancora per il Serzale, palla dietro per Iraci, il tiro di Iraci che era in buonissima posizione. 8 minuti di gioco, già due cambi per il Vierende. Al terzo minuto Spadafora ha preso il posto di Perrotta e adesso De Giovanni a rilevare Domanico. La palla proprio sul fallo laterale, mette questa sfera dietro e poi non riesce Diaz a girare in porta. Il nuovo entrato Spadafora poi non riesce a servire il compagno e riparte il Serzale con Iraci. Iraci nel cerchio di centrocampo, velocissimo il numero 7 del Serzale, la conclusione di Iraci e la risposta di un attento senatore. Palla forte di Gaudio che non sorprende Tassone, che in due tempi prova a recuperare la sfera, poi la perde, la mette Spadafora, esce Tassone, liscia la palla, poi in due tempi la riesce a fare sua. Nestigò, ancora Iraci, palla in area, Francisco la domestica, poi si gira Francisco, ancora il tiro di Francisco rintuzzato, palla che arriva sui piedi di Calio, Marco Calio, ed è il vantaggio del Serzale, la sassata di Calio che non perdona. 29esimo minuto, ci pensa Marco Calio, c'è nulla da fare per Senatore, e Serzale che si porta in vantaggio alla mezz'ora. Testicò, addomestica la sfera, la scarica ancora su Galati che riapre su Diaz. Diaz in profondità su Scioscia, il tiro di Scioscia, la parata plastica tentata da Senatore che sbaglia la presa. Francisco si avventa sul pallone, poi fuori gioco. Tiro schermato, poi ancora Calliò dalla distanza, tenta il gran gol. Tutino che decide di lanciare lungo per Francisco. Francisco che parte in velocità, riesce a tenere il pallone. Francisco in area, pericolosissimo, la palla dietro e il solito Tormann, bravissimo in queste diagonali difensive. Ci sembra ovviamente strano, quindi. E fischia in questo momento la fine del primo tempo la signora Tempesta della sezione di Rossano. Dicevamo, primo tempo in cui il Serzale si è fatto preferire. Poi Diaz fermato da Andrea Gaudio, il colpo di tacco con Nestico che salta Tormar, bellissimo con un lob, la mette dentro per Diaz, dietro per Iraci, Iraci che penetra in area di rigore, la palla messa dentro, il colpo di testa di Francisco e la traversa, mentre il Vierende perde palla in malo modo e Marco Calliò entra in area, il tiro di Calliò, palla che rimane in campo con Iraci che prova a controllarla, riesce a metterla a terra, il servizio di Iraci per Francisco che non trova la sfera, sembrava fatta. Il Serzale già dall'altra parte con Francisco, Francisco si gira, pericolosa l'azione di Francisco e poi viene messa a terra proprio al limite dell'area di rigore. Francisco si è trovato nell'uno contro uno con Tormann che lo ha messo a terra. Parte Iraci, la conclusione di potenza di Iraci, la palla ribattuta, poi Francisco, il tiro a botta sicura di Francisco e poi sbaglia il lancio per il servizio per il compagno, poi Iraci, la palla in profondità per Nestico, Nestico che palla al piede, entra in area di rigore, Nestico, il tiro di Nestico, la grande parata di Senatore, resta a terra il capitano del Serzale mentre si gioca sulla bandierina del fallo laterale con Boon che la mette dentro, poi Francisco, il tiro di Francisco, ancora la grande parata di Senatore. Allora esce Boon, William Sanchez Boon, ed entra Giacomo Costa, schema chiamato, palla su Iraci al limite dell'area, il tiro di Iraci, la grande parata ancora di Senatore, poi resta nel cuore dell'area di rigore il Serzale, Nestico scarica dietro per Calliò, al suo posto per gli ultimi 5 minuti più recupero con il numero 18 Francesco Gaudio. 86
i minuti giocati, esce Raggi, fuori Raggi, dentro Cabrera, Torman per Santecascero, non c'è nulla, si continua, adesso Cabrera, uno contro uno di Cabrera contro Bria, contropiede veloce del Sersale, Cabrera che segna, che serve Francisco, Francisco entra in area, tenta di saltare Bria, non ci riesce, ma è Laurito che ha guadagnato la sfera, poi Orlando Cascero, palla a sinistra per Chidichimo, Chidichimo su De Giovanni, si è visto poco nella ripresa De Giovanni, che guadagna però un calcio di punizione. Mentre il team manager Verbicaro ha in mano la lavagnetta con i 4 minuti di recupero, Bria, il calcio di punizione di Bria, sventata da Tassone, poi la conclusione dello stesso De Giovanni, la signora Tempesta ammonisce Tassone per perdita di tempo. Pialati lungo su Cabrera, viene anticipato Cabrera, poi Scioscia, palla lunga su Nesticò, esce Senatore di pugno, la rimessa laterale per il Sersale, ma l'arbitro dice che basta così e quindi il Sersale trova i primi punti, i primi 3 punti in campionato e si porta a quota 4, basta la rete di Marco Caliò al 29esimo della prima frazione di gioco, Sersale batte Vierende 1-0 al Ferrarizzi.